Ciao a tutti, oggi è location domenicale senza ring light e volevo fare un video al volo di gli ultimi acquistini. Se sentite rumori perché c'è la finestra aperta e in casa gridano, non so, però anche questa location mi dispiace. Si vede il letto, l'armadio, mobile, porte, comunque ultimi acquistini. Ho acquistato da Casanova, ho acquistato, ve la faccio vedere nella scatola, questa lampada qui, il colore è nero, questa lampada da 9,90 l'ho pagata 6,90. Io me la ricordo perché da piccolina mia mamma l'aveva, ce l'aveva nella casa dove stavamo prima. Io me la ricordo tantissimo, l'ho voluta riprendere. L'ho pagata 6,90, c'è lo scontrino. Se vedete, 6,90. Da incidenti di fiducia ho preso 1,50 euro. La lampadina che va nella lampada, che sono quelle che possono essere dimmerabili, cioè regolabili. Infatti le lampadine che avevo io non andavano bene. Poi ho preso da Intuit, ultimamente sto prendendo come per il Black Friday, mi sorprende un sacco. Dicevo, da Intuit ho preso questo slip, che poi ho scoperto, io li ho presi sempre neri fatti così, però ho scoperto che con tutte le fasce colorate che io ci sta benissimo questo colore, sempre sembra un oro giallo, mi piace un sacco. L'ho pagato da 46, sono felice, da 9,99 a 4 euro perché è in saldo. C'è di tutte le fantasie, cioè colori sono verde, verde con delle applicazioni così, se no c'è tutto intero, rosa con le foglie di ficus, molto carino. E l'ho preso anche verde, che ho notato che ci sta bene sempre con le mie pezzi di sopra. Sono felicissima, sono riuscita a fare dei abbinamenti molto carini, sempre 4 euro da 9,99, bisogna fare. Mi piacciono perché sono davanti sgambati, ma dietro si coprono il sedino. Poi ho preso questi due toppini molto molto carini, che mi stanno bene con le gonne vita alta, con i pantaloni vita alta, con i crop, mi piacciono tantissimo. Ah, questo anche il fidanzato, quindi va bene, li ho provati, vanno benissimo. Io mi sono imposta di provare sempre tutta la roba in negozio, se non sono sicura di come vestono. A 4,99 euro. Questo toppino semplicissimo, non è tanto corto, perché io troppo corto non mi piacciono. E dietro a questo gioco di lacci, 4,99 euro, il nostro amico io è tornato. Poi lo stesso modello l'ho preso bianco, l'ho provato, è molto molto carino, sempre con i laccetti, a 4,99 euro. In ultimo ho preso questa gonna che è tipo skater skirt, molto carina, molto bellina, portata anche un pochino più su, sotto l'ombelico più o meno. L'ho pagata 14,99 euro, mi sembrava fittissima. Lo skater skirt che finisce larga, messa con il toppino, è carino, anche se io non sono abituata a mettere certe cose, sono più lungo
più largo non aderente. Poi da Tigotà ho preso queste bende, io lo chiamo cerotto band per quelle adesive, se vi fate male, se vi sono molto più comode che i cerotti secondo me, perché stanno adesivo e mi potete mettere la crema tipo crema sotto e non si stacca come un cerotto, secondo me è più. L'ho preso da Tigotà quando è, la marca è quando è, e mi è quello pezzo, siamo sui 4 euro. Invece questo è 1,50 euro, spugna rimuovi trucco, 2 pezzi, sempre per la linea quando è, poi sono belle perché sono azzurro e viola, quindi vedete tutto il mio letto è azzurro e viola, mi piacciono un sacco, voglio provarle, perché devo provarle ieri ma devo lasciarle pulite. Poi sì, acquistino da H&M, io ho fatto un giro tra diversi negozi l'altro giorno, quando era giovedì, oggi è domenica, ho fatto un giro da Alcott, Terranova, OVS, Stradivarius, Zwicky, H&M, Kiko, sì, ho fatto un giro questo e ho comprato solo da H&M perché secondo me la maggior parte delle cose erano troppo da ragazzina, troppo colori accesi, tutte cose un po' strane, fantasie strane, non mi piaceva, sono sempre più per la linea basic, sono sempre più pezzi basici ogni mia maglia meglio, eh? Da ragazzina prendevo tutte cose colorate e poi non sapevo abbinarle e rimanevo lì. Ho preso questo pantaloncino carinissimo che peccato c'era solo nero perché l'avrei preso anche tipo grigio, blu, è molto carino, l'ho preso per stare in casa, però è fatto per uscire, però io anche dei pigiami non ho trovato i pantaloncini quelli fatti così, la lunghezza midi, tutti troppo corti, mi hanno fastidio. Questo l'ho pagato 5,99 5,99, sono belli larghi, belli freschi e starò un affare da qua. La mia mamma mi ha detto, tipo pantaloni per stare in casa di Disney, mi ha detto questo pantalone fatto così, non lo vedrete mai, è tipo pinocchietto detto, devo provarlo però credo che vada bene. Poi mi ha detto questo qui, sempre pinocchietto, una donna, ah questa è una donna, il mio amore per le donne, ve la faccio vedere così detta. Hai dettagli verdi perché in teoria era verde pistacchio, ma li ha tinti. Poi questo qui è sempre un pantalone pinocchietto che a me va lungo. Poi un altro pinocchietto, questo è sempre uguale, come mi prende così in serie, e questa è la camicia molto carina, adesso la vedrete mai, però molto carina, sì, secondo me con la gomma piacerebbe, la gomma ovviamente la metterò per fuori casa, i pantaloni per dentro casa, la camicia anche per fuori casa mi piacerebbe. Quindi io ho finito, i miei ultimi acquisti erano questi, non ho intenzione di comprare altro per ora, però non ci sa mai, comunque sarete sempre aggiornati con i video. Io vi saluto, un bacio, passate questi giorni in serenità e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.